Questa mattina il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha assistito ad una seduta operatoria realizzata con il robot Da Vinci, la macchina di nuova generazione per la chirurgia mininvasiva, arrivata nell'azienda ospedaliera Marche Nord nel febbraio 2017. Accompagnato dalla direzione dell'azienda e dai primari di chirurgia, ortopedia, urologia, gastroenterologia e ginecologia, il presidente ha preso parte ad un intervento realizzato dal primario Alberto Patriti. Quando parliamo di investimenti in tecnologie, nuove colonne laparoscopiche, si traduce poi in un tipo di intervento di alta qualità, con l'impatto più basso possibile sul paziente e potendo quindi garantire la qualità dell'intervento e nel dopo. Il fatto poi di essere attrattivi attraverso queste opportunità che vengono date, poter vedere tanti giovani che lavorano qui dentro lo fanno con grandissima professionalità e danno proprio l'idea, la più forte che si può dare, di una sanità che oggi dà risposte di grande qualità, ma sta già costruendo nello stesso tempo il futuro. Prima mi è stata data una testimonianza di una chirurga che ha lavorato qui, adesso in Francia, in uno dei centri più accreditati su questo tipo di chirurgia, e ha detto: secondo me è molto meglio quello che si fa nelle Marche, insomma tutti attestati di qualità che grazie insomma, a questo lavoro, agli investimenti importanti che vengono fatti nelle nuove tecnologie permettono di mantenere quella vetta a livello nazionale che le Marche hanno ormai da anni. Il Da Vinci è operativo grazie alla professionalità del direttore di chirurgia generale Alberto Patriti, arrivato nell'azienda ospedaliera nel dicembre 2016. Il primario di chirurgia ha una quasi ventennale esperienza nel campo della chirurgia robotica e a lui è affidata anche la formazione medica ed infermieristica degli ospedali. Abbiamo posizionato le porte per l'inserimento delle braccia meccaniche del robot. È un paziente che ha un tumore della prostata che ha già subito un intervento e questo ha ingenerato delle aderenze tra i visceri. Ci stiamo preparando lo spazio per arrivare sulla loggia prostatica e questo richiede un momento in più rispetto ad altri interventi di viscerolisi, cioè di liberazione delle aderenze tra le anse. Completata questa fase andremo a seguire l'intervento secondo la procedura standard, vale a dire isolamento delle vescichette seminali, sezione distacco della vescica dalla prostata, poi portiamo via la prostata in toto e riattacchiamo la vescica all'uretra. Questo è quello che contiamo di fare nel giro di un paio di ore. Attualmente l'intervento che nelle prime fasi ha richiesto molte ore, riusciamo a portarlo a termine in tempi brevi, riusciamo a fare tre prostatectomie radicali in un giorno, con una precisione che abbiamo ovviamente acquisito con un certo training, ma in questo momento abbiamo ottimi risultati dal punto di vista della continenza e ottimi risultati dal punto di vista della potenza sessuale, del risparmio della potenza sessuale. Nei pazienti che fino a ieri con l'intervento tradizionale vivevano invece delle difficoltà da questo punto di vista sugli aspetti funzionali e il vantaggio è indubbio rispetto alla chirurgia open e alla chirurgia laparoscopica che rappresenta quasi la preistoria rispetto alla possibilità di operare con il robot.